Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Taik, e siamo alla 17ª puntata. Finalmente, e aspettavo questa puntata perché non vedevo l'ora di passare il 16esimo scalino, che secondo me è quello più sfigato rispetto al 17esimo. Beh, queste qua poi sono tutte cose scaramantiche che, che ognuno ha per sé. Bene ragazzi, allora, in questa puntata, che la divideremo in due puntate, volevo iniziare ciò che vi avevo detto all'inizio della serie, cioè che i materiali si possono dividere in due attraverso il Dust, quindi con l'Enrichment Chamber che abbiamo costruito puntate scorse, ma si possono addirittura, purificandole meglio, avere tre Dust e quindi avere tre materiali da un minerale solo. E ovviamente, per chi dice ma che cavolo, non mi piace a me perché se io faccio un minerale non voglio duplicarlo, beh, allora innanzitutto no, si può fare tranquillamente, cioè si può anche tranquillamente non costruire e giocare tranquillamente normale. Ho detto troppe volte tranquillamente perché tranquillamente io dico tranquillamente, e poi comunque è una cosa che c'è anche nella realtà, perché se un minerale viene purificato molto di più rispetto a un minerale che viene giusto scartato così, si può avere più quantità raffinata. Cosa ho detto? Ah sì, bene, penso di aver detto giusto. Quindi dobbiamo cominciare a fare dei macchinari che riescono a purificare meglio i minerali che raccogliamo. Ovviamente questi macchinari vengono collegati attraverso l'Universal Electricity, o come si chiama, non vorrei impallarmi con i nomi, e niente, quindi li metteremo qua. Il primo macchinario che vedremo in questa puntata, e poi il secondo lo vedremo nella seconda puntata, penso farò quasi subito, se no subito dopo questa qui, e semplicemente li spezzetto per non avere dei video più lunghi. Il primo macchinario si chiama Crusher. Ecco, già lo stavo scrivendo perché volevo vedere un po' se avevo i materiali e se potevo craftare qualcosa magari che già avevo fatto nelle altre puntate, per non rubarvi del tempo. Ecco, si crafta con due secchi di lava e quattro di redstone. Poi basic circuit, due basic circuit o due, come si chiama l'altro, control circuit, eccolo qui, c'è scritto qua, mi sfuggeva. Steel, è un blocco di steel block, perfetto, un blocco di steel block veramente ci sta bene. Io questa mattina ragazzi ho mangiato pane e italiano, perché proprio questa mattina parlo perfettamente. Allora, lo steel block già ho fatto i 9 di... non so se già l'ho messo in forno, ho fatto i 9 di steel, così almeno non mi menavo con sta cavolo di cosa che bisogna craftare lo steel, che è abbastanza lungo, oddio, uno di ferro e 4 di coal, o carch coal, attorno, però craftarli è un po' un casino, cioè è abbastanza lungo, voilà. Quindi vi ho tagliato i tempi e ho già fatto i lingotti di steel. È arrivata anche l'esperienza. In questo caso ne abbiamo già 37 di esperienza, ragazzi. È appena possibile, dobbiamo fare il portale per il Nether. Lo sto già ricordando in un paio di video, quindi significa ormai mi conoscete che tra un po' lo dobbiamo fare. Altra novità, ragazzi, che volevo fare. Ecco, questa è la novità. Si è messa a piovere. No, vabbè. Novità è che io volevo, non so se avevo detto nelle altre puntate, non ricordo bene, che volevo mettere qua l'assembly line. Ora sono indeciso se metterla qua, perché a parte lo spazio che dovrei allargare in continuazione, però ero più propenso a metterla di sotto, quindi visto che qua di sotto avevo fatto, bene, ancora c'è tutto come avevo fatto nelle puntate precedenti, non ho avuto modo di spostarla, poi soprattutto anche perché adesso col tunnel bore sono sempre giù di sotto a stargli dietro, e devo dire che funziona davvero bene. Una cosa che quando raccoglie la gravel non ve la sputa dietro il tunnel bore, sto parlando per la scorsa puntata, ma se le magazzina dentro per usarla come riserva, che vi dicevo io, da mettere come materiale da mettere sotto i binari quando siamo coi piedi per aria. Vabbè, piccola parentesi per chi ha visto la puntata scorsa. E altra parentesi, stavo dicendo, avevo intenzione di scavare tutta questa parete e andare anche sotto l'altra parte dell'edificio e allargarci là sotto con l'assembly line, anche perché ho un bel progetto, quindi magari nella prossima puntata o nella prossima ancora già la metteremo in funzione in via definitiva, perché l'abbiamo costruita e non l'abbiamo proprio usata. Bene,
Dopo questa parentesi mia, solito che sono parentesi quadre, graffe, tonde, arricciolate, non lo so, vabbè, sono delle parentesi. Ritorniamo al Crusher. E allora, facciamo il blocco di steel. Sì, nel frattempo però è meglio che mettiamo, visto che non ho fatto vedere il crafting, sì, l'ho fatto vedere, mettiamo già a fare contro il circuito, eccolo qua. Mettiamo già a fare il platino per fare i come non sono i basic circuit, vabbè, per fare i control circuit, voilà. Quindi mettiamo l'enrichment chamber, facciamo un po' di dust. Allora qua ce ne abbiamo uno, non useremo mai. Uno, due, tre e quattro. Per chi non lo sapesse, ne prendiamo semplicemente 4 perché nell'enrichment chamber si purifica grosso, mi sposto che fa casino, si purifica grossolanamente il materiale e fa due dust che poi sciolti nel forno danno i lingotti classici. Così almeno, ah ecco, lo mettiamo di sotto anche, mettiamo tutto di sotto così almeno si sente anche meno casino per ritornare alla sembrina. Comunque, questa puntata davvero sta incasinando 10.000 pensieri. Craftiamo il blocco di steel. Un altro po' che tiro forte il colpo sopra il microfono, sì, sul microfono, il mouse, lo stroscio. Un blocco, voilà, adesso ci vogliono i due secchi di lava, porco Giuda, l'andiamo a prendere qui di sotto. Anche perché non ho testa ad andare fino alla giungla. Bene, dopo questa. Ehi! Questa inondata di lag. Andiamo a prendere i due secchi. Sì, stavo tornando indietro, benissimo. Ma io qua è inutile ormai che ci chiudo, tanto non mi basta nessuno, ma ce lo lascio aperto. Trallallero. Trallalla. Qua alla fine, se vedete, ragazzi, ci ho lasciato tutto così perché sono sempre dietro sto tunnel board. È una figata, ragazzi, eh. Per chi non l'ha visto, andate alla 16ª puntata, c'è il tunnel board. È veramente una. Sono già 6, 7, 1. Figata. Sì, ragazzi, però qua, porca vacca, c'è una cosa, no? No, abbiamo solo terra. Già mi ha scassato sto coso. C'è anche uno slimino di lì. Oh, guarda, almeno si può camminare di qua. Ciao, bello! Vieni qua, Bobby. Andiamo a prendere un po' di slime. Tanto qua mi fischia il telefono. Ah, ragazzi, meno male che mi ha fischiato il telefono. Vi volevo ricordare che se. Ah! È morto. Si è proprio squagliato. Vi volevo ricordare, ragazzi, che se volete seguirmi anche sui miei social network, chi ha Google Plus, grandissimi intelligentoni, anche perché a me piace molto Google Plus, può seguirmi, io sono Angelo Arieta, potete vedermi che ho l'immagine, ho l'immagine nello scrapbook, ho l'immagine di copertina perché è facebookiano, su Google Plus ho l'immagine di me con la mia ragazza, mentre su Facebook io non accetto molto le richieste d'amicizia, sono sempre Angelo Arieta, quindi se volete mandarmi dei messaggi su Facebook tranquillamente. Le richieste d'amicizia, ragazzi, già ve lo dico che chi non conosco, visto che ho avuto già dei problemi, preferisco non accettarlo. Invece su Google Plus, tranquillamente, come ben sapete, potete seguirmi senza richiedere l'amicizia. E lì, visto che ci sono delle categorie diverse, vi prenderò anch'io, vi metterò anch'io nelle mie cerchie. Voi potete mettermi nelle vostre cerchie. Quindi se io vi metto nelle vostre cerchie, la bomba nucleare è esplosa, ha fatto un casino di morti, poverini. E io vi posso aggiungere nelle mie cerchie. Wow, cosa ho scoperto, ragazzi! Bene, 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 bene. Dai, vabbè, a parte gli scherzi, scherzi a parte. Cosa dovevamo fare? Dovevamo craftare. Allora, abbiamo fatto il blocco di stile. Adesso bisogna fare il coso alloy, qualcosa alloy, quindi. Qualcosa all'olio. Allora, mettiamo a fare questi vuoti cupi. Questo platino. Mona zippore. Frocium? No, non ho capito. Ah, forcicium. Ah, ho capito.
MFFS Extractor. Ma sapete, ragazzi, mi sa che queste cose qua prima o poi ci serviranno. Great. Nel frattempo mi sfoglio così almeno. MFFFFF Wrench. Ah, questa è l'altra wrench. Dai, oh, sei lenta oggi, fornace. Poi cos'è che bisognava craftare qualcos'altro? Vale, prendici più, controllo più. Sì, sono più veloce da. Costano un po' di più questi qua, ma sono molto. Sono un po' più. No, un po'. Sono più veloci rispetto al bel circuito. Ci va messo il bronzo, quindi ho fatto la leva di bronzo, i cavi e la redstone, sì. Sì, si possono anche fare, però preferisco più quello lì col platino. No! Ah, ma si può fare anche con lo steel! Visto adesso? Vabbè, ma è sempre la stessa cosa, dai, su. Non va bene anche fare quello col platino. Redstone abbiamo grande quantità. Ah, ecco, facciamo una cosa, facciamo gli alloy white cubi. Ce ne vogliono due, quindi ancora uno di ferro. Vabbè, intanto ne facciamo uno. Enriched alloy. Avevo paura di dirlo, io lo pensavo, però avevo paura di dire che fosse questo qua. Ancora uno di ferro. Tra 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 tra
Eccolo qui, voilà, abbiamo fatto due ricce d'alloy che ci servivano. E adesso facciamo gli electronic circuito e i basic circuito. No, non mi ricordo già più. Ragazzi, non posso andare avanti così. Control circuito. Vabbè, vediamo un po' se mi ricordo il Minecraft. Speriamo che i secchi mi li dia. Ma grande, mi sono ricordato. Guardate i secchi! Ok. Mi sono ricordato il crafting. Questo è veramente un evento memorabile per chi mi segue, sa bene che io e i crafting non andiamo più troppo. Ok, allora, ho rotto questo semplicemente per spostarlo qui. Il crusher. Lo mettiamo qui perché poi qua metteremo il nuovo macchinario. Allora facciamo un bel lavoro. Il nuovo macchinario lo mettiamo lì. Sì, guarda. Voilà. E qua ci metteremo il nuovo macchinario. Bene ragazzi, allora io visto che non c'ho fili, mi sa, ce n'ho uno solo. Ma se ci metto una palla su uno solo, se non sbaglio mi dava. Uno solo, Alessandro. Wow, mi dà un filo solo, perfetto. Perfetto, io rimango sempre, ogni giorno di più che passa, rimango sempre più soddisfatto di questo modo. Ok ragazzi. Bene. Cos'è un maiale? Sembra un maiale, ragazzi. Guardate. Guarda, c'hai due occhi, un naso da porco da maiale e la bocca. Poi c'è anche un neo, che cacchio. Oh, sembra un porco comunque. Un maiale, un porco, come cavolo volete chiamarlo voi? Bene. Ecco qua, questo è il crusher. Come funziona? Funziona la stessa cosa, stesso procedimento dell'enrichment chamber. Si mette al suo interno un minerale, ad esempio, andiamo a prendere qualcosa che ci potrà servire in futuro, il copper. Mettiamo un materiale di copper, un minerale di un blocco di copper, un blocco di copper all'interno e non funziona, ragazzi, non funziona. È perfettissimo, mi sa che il crusher era il secondo macchinario che aveva fatto. Secondo macchinario, mi sa che io mi sono grandissimo, grandissimamente sbagliato. Va bene, comunque, dopo questo velo pietoso che stendiamo sopra, abbiamo detto che tanto nella prossima puntata dovremo fare l'altro macchinario che quindi andrà in combinazione con questo qui, quindi vedremo in funzione anche questo qui. Sono stato veramente scemo, io ho craftato questo, convinto che fosse questo che servisse. Fosse questo che servisse. Si dice così? Oh mio Dio, non lo so. Va bene. Comunque,
Guarda, ragazzi, sono veramente in imbarazzo dell'errore che ho fatto. Comunque, dai, va bene. Tanto mi sa che carico tutti e due i video uno dietro l'altro, quindi così almeno non vi perdete il filo logico, se c'è del logico. Allora, il prossimo macchinario ve lo tengo nascosto per la prossima puntatona, ragazzi. E mi scuso per le gaffe che ho fatto e soprattutto per questa grandissima gaffe che ho fatto. Vi ringrazio per la visualizzazione, per la visione o quel che sia, e ci vedremo alla prossima puntata. Ciao, ragazzi!